The actual conservatorship actually started, I think, 15 to 16 years ago. I was 25. When it started, I was extremely young. I honestly, still to this day, don't know what really I did. But the punishment of, of my father, I wasn't able to, you know, see anyone or like anything. And so you have to imagine none of it made sense to me. E bentornati all'Ora del Tè. Oggi siamo qui per cercare di capire come sia stato possibile che Britney Spears sia stata 13 anni senza. Cioè, avendo praticamente gli stessi diritti di un ragazzino di 8 anni utilizzando una legge federale, cioè quella della conservatorship. Il 28 agosto 2022 su YouTube è stato pubblicato un, un audio, una registrazione di Britney Spears che racconta tutta la sua esperienza. Quindi, io che cosa ho fatto? Durante questo video inserirò degli spezzoni e ascoltando la sua testimonianza, ho rimesso insieme tutta quella che è stata la vicenda, perché lei ora finalmente è libera e ha la possibilità di parlare e di raccontare tutto. Ho deciso di, di strutturare il video in questo modo, per cercare di capire come sia stato possibile tutto questo, dobbiamo focalizzarci su diversi punti. Innanzitutto il ruolo della famiglia in tutta questa storia, anche prima, cioè anche prima della tutela, dobbiamo cercare di capire che tipo di influenza avessero su Britney. Cercare inoltre di capire che tipo di persona fosse, ed è anche attualmente Britney Spears, cioè una persona molto fragile e molto insicura che come molte star bambine si sono ritrovate in un mondo in cui non volevano stare, ma essendo quella l'unica fonte di denaro della famiglia, lei ha vissuto come una sorta di compromesso con la sua famiglia, come se si sentisse in colpa a smettere, quindi vedremo questo, il ruolo dei paparazzi, perché i paparazzi hanno avuto un ruolo fondamentale per la sua crisi, del suo mental breakdown del 2007, quindi poi vedremo dal 2008 che cos'è nel dettaglio questa conservatorship e poi come si sono evoluti gli eventi, quindi non perdiamoci in chiacchiere e iniziamo. As they watch their grandchildren run basis to base in a family, family neighborhood, as if I'm dead or I don't exist, honestly makes me look up and say, how the f did they get away with it? Allora, la famiglia di Britney Spears, perché vi dico che Britney ha campato sempre tutta la famiglia? Perché Britney Spears viene da una famiglia povera, da un paesino della Louisiana, i genitori di Britney che poi hanno divorziato se non sbaglio nel 2002. Sì, eh, eh, sì, praticamente si conoscevano da, er da quando erano bambini e si sono sposati. Il padre di Britney, Jamie, ha nel corso della sua diciamo, adolescenza subito un evento traumatico che poi l'ha spinto sempre di più verso l'alcol. Infatti, la famiglia di Britney non era rose e fiori, perché, oltre a gravi problemi economici, quello che eh, diciamo, ha eh, determinato anche il divorzio con la madre, con Lynn, è stato il fatto che il padre fosse molto violento. Tant'è che quando nel 2002 divorziarono. Eh, la stessa Britney lasciò una dichiarazione dicendo era la cosa migliore che ci potesse capitare che potesse capitare a questa famiglia, perché comunque anche lei da quando era bambina assisteva a episodi in cui a litigi tra la madre e il padre, in cui lui spesso alzava anche le mani, quindi, insomma, non era proprio una personcina ad hoc, già da prima di tutta questa eh, tutela assurda. E quindi, diciamo Britney ha sempre mantenuto la sua famiglia con il suo lavoro. Infatti, i genitori, da quando lei era piccola, hanno visto il talento sia nel canto che nel ballo. E l'hanno portata a fare tante audizioni, tant'è che spesso si non avendo soldi si facevano prestare da vicini di casa, da amici, soldi per la benzina per il viaggio. Quindi capite che la situazione economica era molto molto difficile e molto pesante. Quindi, praticamente Britney, alla fine, tra le varie eh, audizioni, riesce ad entrare nella trasmissione Disney dei Mickey Mouse Club, che c'erano anche Cristina Aguilera e Justin Timberlake. Poi, dopo due anni lo show viene cancellato, quindi lei, comunque, tra virgolette, riparte da zero, ricomincia con le audizioni e alla fine firma un accordo con la Jive Records e esce il singolo Baby One More Time e da lì come sappiamo è esplosa infatti lei praticamente da lì mantiene la sua famiglia molto più che dignitosamente tant'è che compra anche una mansione da 8 milioni di dollari alla madre e un appartamento al centro di Los Angeles al fratello quindi cioè non vi sto parlando di un mantenimento economico di 800 euro al mese ma gli faceva fare la vita dei nababbi che bello essere parenti di Britney quindi diciamo che eh, appunto come abbiamo detto la famiglia si basa tutta sulle sue spalle Palle. cerchiamo adesso di capire chi è Britney. perché quello che dobbiamo cercare di capire è come sia possibile che lei abbia avuto un crollo così assurdo nel 2007 e poi si sia ritrovata prigioniera in questa tutela senza potersi ribellare dobbiamo cercare di capire che tipo di persona fosse Britney. se sei introvert oddball come like me che si sente e sentire A story like this today, so you don't feel alone. You know this my life has been far from easy, and you're not alone. Quindi dopo l'uscita di Baby One More Time, Britney Spears ha venduto roba come 45 milioni di copie, insomma una follia. E quindi, un, come sappiamo tutti, eh, una volta che entri a far parte di una casa discografica, niente è più sotto la tua decisione, perché quello che conta è che tu vendi. Quindi la casa discografica le diceva come si doveva comportare, che tipo di canzoni doveva scrivere, come essere, come, cosa, cosa metterti, quindi era tu, cioè lei aveva già perso parte della sua personalità del controllo sul suo lato artistico soprattutto per quanto riguarda la voce io non so se lo sapete però la classica voce di britney spears baby voice chiaramente i primi anni era quella sua poi chiaramente quel, quella tonalità così da ragazzina nel corso degli anni si va perdendo perché comunque la voce ti matura e infatti se ci fate caso nei successivi album di britney spears dopo due o tre anni insomma della Nell'uscita ecco, del, del suo primo album, se vedete la voce di Britney è molto più robotica. Questo perché? Perché chiaramente la sua voce era molto più profonda rispetto alla baby voice, alla vocetta da ragazzina che c'era prima. Tant'è che infatti Britney poi è diventata famosa più per le sue coreografie, perché, quando, perché era diventata praticamente la regina del playback, perché giustamente non aveva più quella voce. Ma che succede? La casa discografica ha detto che lei doveva cantare in quel modo. E questo perché? Perché volevano dare l'immagine di lei come una ragazzina, cioè se ci fate caso era biondina, era carina, quindi era la classica, sembrava una bambina, ma con una carica sessuale molto alta, perché comunque poi ecco la rendevano sexy, il che se ci pensate al giorno d'oggi è un po' piuttosto contraddittoria come cosa. Comunque, lei in realtà ha una voce pazzesca, infatti ha provato diverse volte a dire alla casa discografica eh, «Guardate, vorrei reinventarmi, che cosa possiamo fare?» E la, la casa discografica ha detto assolutamente niente, tu devi rimanere la fidanzatina d'America, tant'è che lei ha provato anche a pubblicare un album, cioè ha presentato un album alla sua casa discografica in cui lei cantava con la sua vera voce, che era una voce molto da donna, molto profonda e soprattutto, cioè che raggiungeva anche dei toni molto alti, quindi era proprio, insomma, una voce professionale. La casa discografica ha detto assolutamente no, tu sei la fidanzatina d'America, questo è tutto, ciao, arrivederci, ci vediamo al prossimo album con la tua baby voice. Quindi eh, immaginatevi una ragazza che, comunque diciamo una ragazzina perché eh, appunto all'epoca comunque era molto giovane, che si trova a non poter esprimere quella che è la sua personalità artistica, ritrovarsi direttamente nel mondo dello spettacolo, non potersene andare per una sensazione di, di quasi un senso di colpa nei confronti della famiglia che stava mantenendo, quindi diciamo che insomma la situazione era abbastanza pesante. In più lei è una persona molto fragile, molto timida, quindi diciamo che questo ha cominciato a causarle una sorta di ansia e di depressione tant'è che a un certo punto lei inizia da giovanissima a prendersi anche dei farmaci contro l'ansia e antidepressivi infatti la cosa che mi ha lasciato perplessa è che se vi andate poi a rileggere i testi delle sue canzoni sono tutti molto deprimenti cioè dallo stesso Baby One More Time, cioè tantissime canzoni però venivano, il testo veniva diciamo coperto, mettiamola così Veniva mascherato da lei, tutta felice, con questi balletti anche un po' sexy, quindi non ci facevi caso alle parole delle sue canzoni. Ma le canzoni le scriveva lei e i testi erano veramente profondi e ti lasciano un senso di solitudine incredibile. Io vi, vi consiglio di andarvi a vedere le traduzioni dei testi di Britney Spears perché. Sono veramente angoscianti. Quindi lei, diciamo, inizia a sentirsi fuori posto, inizia a non sentirsi, diciamo quasi a non darsi valore perché tanto tutto quello che lei mostrava era finto, era qualcosa che le facevano, che le imponevano, che le imponeva l'etichetta discografica per poter vendere i, i suoi dischi. Infatti, anche nelle interviste, spesso si vedeva proprio la sua fragilità perché lei, spesso, nelle interviste. Quando le facevano delle domande un po' particolari Lei iniziava a piangere Cioè diceva che erano periodi duri Oh goodness, hello Ew, strong running Um, yeah, it was a weird Eww, in the first, can we quindi capite che era una persona piuttosto spersa, come diciamo eh, succede fondamentalmente a molti dei eh, ragazzini che iniziano nel mondo dello spettacolo molto presto. Lei non è, purtroppo non è la prima e non sarà l'ultima, io sono dell'idea che, che fino a una certa età devi essere molto controllato in quello che fai, perché comunque il, il bambino così non riesce a vivere un'infanzia normale, non riesce ad avere la percezione delle cose e spesso eh, capita insomma, che ci si perda. Infatti lei che fa? Siccome lei in realtà non si direbbe, ma in realtà è una persona molto riservata, molto timida, lei si è creata una sorta di alter ego sul set che si chiama Monnalisa. Cioè lei sul set di produzione, quando girava i video, si faceva chiamare Monnalisa perché c'era Britney che era lei, cioè una ragazza introversa, timida, eh, molto sulle sue. E poi c'era questa Monnalisa che è la Britney che noi conosciamo, cioè la Britney che va lì, la Britney seducente, che balla, che canta, che fa spettacoli. Quindi è come se si fosse creata una sorta di alter ego, per cercare di superare questa situazione chiaramente poi ci dobbiamo mettere che infatti tra poco ne parleremo che lei era costantemente sotto gli occhi della stampa ogni sua azione ogni cosa che diceva era praticamente monitorata a vista tutti quelli che hanno lavorato con lei hanno detto che lei era una stacanovista che non smetteva mai di lavorare che voleva sempre lavorare quasi come se si sentisse in colpa a smettere di lavorare ed è probabile che sia dato proprio dal fatto che comunque lei mantenesse tutta la famiglia come vi ho detto poi la famiglia si fa... non è che diceva vabbè guarda dammi il minimo sono soldi tuoi no si faceva comprare ville di lusso va e tutto quindi insomma dagli eventi successivi capiamo che la famiglia non è che dicesse no britney se non lo vuoi fare non ti preoccupare ci arrangiamo anzi tutt'altro e infatti proprio per questo che lei voleva eh, così tanto una famiglia cioè lei eh, voleva a tutti i costi una famiglia tant'è che probabilmente questo è il motivo dei suoi mille matrimoni falliti cioè lei si attaccava a chiunque, cioè lei voleva una famiglia sua probabilmente perché non si sentiva parte di quella che aveva e quindi voleva crearsi un suo nucleo familiare, una sua famiglia. E paradossalmente era una ragazza così insicura e così sola che si attaccava a chiunque fosse gentile con lei. Cioè, se voi pensate che. Si è eh, fidanzata con un paparazzo, con Adnan Ghalib, che praticamente come si sono conosciuti? Perché lei era invasa dai paparazzi mentre faceva benzina. Questo Adnan si è avvicinato e gli ha detto: Guarda, Britta, ti aiuto io a mettere benzina, non ti preoccupare. E poi lei lo ha cercato e ci si è messa insieme perché, lei è perché lui è stato gentile con lei, cioè immaginatevi la solitudine di questa ragazza, cioè questa ragazza si attaccava, che poi infatti lo vedremo anche nelle varie, insomma, nelle varie vicende successive, che lei si attaccava a chiunque fosse gentile con lei, cioè immaginatevi questa ragazza quanto si sentiva sola. Quindi capite che Britney aveva una fragilità impressionante e era praticamente fatta di cristallo e questa statuetta di cristallo è stata buttata in pasto ai paparazzi.

io mi sono vista dei video che queste clip adesso infatti le state vedendo in sovraimpressione e io ho avuto una sensazione di claustrofobia incredibile cioè questa ragazza non poteva uscire a fare la spesa che veniva proprio assalita cioè gli, le bloccavano la macchina infatti adesso c'è una legge chiamata proprio legge, legge Britney cioè che praticamente i paparazzi possono stare a un tot di metri di distanza dalla, dalla star che vogliono fotografare quindi non possono più assalirla come facevano prima e io dico cioè, vi potevate svegliare un po' prima perché questa legge è uscita da poco e io dico: vi potevate svegliare un po' prima perché se guardate questi video, cioè. Quello che succede a Britney Che succedeva all'epoca a Britney Era qualcosa di assurdo C'erano quando andava a fare la spesa C'erano quando andava a mettere benzina C'era se portava a spasso il cane Se andava a buttare la spazzatura Cioè capite che a un certo punto Perdi il senso delle cose Quando non puoi uscire liberamente Neanche per 30 secondi Senza essere assalita Capisci che insomma La situazione ti inizia a sfuggire di mano Poi non solo come dicevo prima Ogni sua mossa era controllata Quando lei è diventata madre eh, Questa cosa è come se non fosse è piaciuta ai paparazzi perché lei era la fidanzatina d'America, l'innocente Britney, però con questa carica sessuale molto alta, quindi insomma, era appunto la, chiamata proprio la fidanzatina d'America e quando è diventata mamma, i paparazzi si sono accaniti contro di lei perché fondamentalmente diventando madre, lei aveva ehm, diciamo oscurato questa figura di ragazzina quindi i paparazzi hanno cominciato a seguirla ancora di più e cercavano in tutti i modi di farla sembrare una brutta madre, cioè una cattiva madre, una madre che non era in grado di gestire i suoi, i suoi figli, tant'è che la stampa si è accanita tantissimo contro di lei, la, la prendevano, insomma la, la inseguivano ovunque, eh, ogni piccola mossa veniva vista come un qualcosa di, di male, che quindi lei non era in grado di gestire i figli, cioè capite che la stampa ha fatto tanto nel, nel lato chiaramente sbagliato per la salute mentale di... britney to me the thing was i think the trauma of all of it and 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 just the whole thing together and going down to how much effort and work and heart i put in to what i did when i did work even down to the details of how many rhinestones are going to be in my costume and i cared so much and they literally get me Tutti ci ricordiamo di quelle foto e di quei video in cui abbiamo visto una grande stella, un'icona, un esempio. Io sto parlando della mia eh, persona, cioè nella mia esperienza personale. Eh, tutti abbiamo visto la nostra star preferita, pelata, con i capelli totalmente rasati e uno sguardo da folle in viso. Io non mi scorderò mai quel giorno. Una parte di me è morta. Tutto è cominciato quando ha iniziato a frequentare Paris Hilton. E poi ci sono state delle indiscrezioni però ditemi se voi lo sapete scrivetemelo sotto nei commenti perché io ho trovato questa notizia che però vi ripeto non ho potuto confermare del fatto che fosse addirittura stata la sua manager a pagare Paris Hilton per portare Britney Spears in giro per i locali proprio per darla in pasto alla stampa per far vedere che lei si divertiva, che era una donna di mondo, una ragazza di mondo e che quindi insomma eh, ci fosse appunto un pagamento dietro Paris che la portava alle feste, fatemi sapere se voi lo sapete, io ho, ho letto questa cosa ma non ho, non ho saputo co confermarla. Che succede, però? Paris Hilton in poche sere fa fuori sia Britney Spears che Lindsay Lohan, cioè io dico: Paris Hilton è proprio la classica cattiva compagnia che nessuno, cioè che le mamme ti chiedono di non frequentare perché veramente io non so cosa abbia, cioè se questa donna ti risucchia l'anima e il tuo spirito di sopravvivenza perché ti riduce proprio un a un colabrodo. Quindi, che cosa succede? Una sera. Che stavano appunto facendo festa, Britney Spears entra da un parrucchiere da una parrucchiera e le chiede, per, per favore cortesemente, di toglierle l'extension le perché le stanno tirando i capelli e le stanno dando fastidio. La parrucchiera si rifiuta, quindi lei che fa a un certo punto prende un rasoio e si comincia a rasare la testa. Poi entra dentro a, una, a un tatto store e si fa fare dei tatuaggi. Nel frattempo, i paparazzi che probabilmente sono stati informati da una guardia del corpo di Britney Spears che ha fatto la spia, la raggiungono dentro questo Tattoo store, e vedono che appunto ha la testa completamente rasata. Ora, qual è? E quando le chiedono ehm, che cosa ha spinto, che cosa l'ha spinta a questo gesto, eh, lei dice: eh, Io non voglio essere toccata, non voglio che nessuno mi tocchi quindi eh, in molti tra cui anche me con il segno di poi nel corso degli anni l'hanno interpretata in questo modo allora noi abbiamo detto che Britney era una persona che stava addirittura sotto antidepressivi probabilmente soffriva anche di depressione post parto che nessuno si è preoccupato di diagnosticare e di curare cioè perché tanto lei era la regina del pop quindi chi se ne frega e quindi eh, lei fondamentalmente si trovava appunto in questa situazione in cui si sentiva in colpa e non poteva smettere perché stava mantenendo la sua famiglia con tutta questa pressione addosso del lavoro del fatto che tutti le dicessero cosa fare e soprattutto chi essere che con questa frase si è capito che lei secondo noi insomma secondo alcune persone si sia rasata i capelli perché voleva proprio cioè togliere l'immagine di Britney Spears dal mondo cioè lei si è rasata i capelli Io, ovviamente non lo sto giustificando cioè è chiaro che si tro trovasse in una sorta di mental breakdown incredibile cioè è stato un gesto folle che però nella sua follia la logica è stata questa Voglio vedere come commercializzi Britney Spears pelata. Cioè, lei voleva quasi sfidare il, il, la, la sua casa discografica, la sua etichetta e dire adesso voglio vedere che cosa fai con me. Voleva distruggere la sua immagine per non essere più venduta. Quindi, lei che fa? Chiaramente viene portata in un centro di riabilitazione. Ma il giorno dopo scappa e si presenta. Sotto casa di Kevin Federline, che appunto era eh, il suo ex marito, perché loro, lei appunto è stata due anni con questo Kevin. Ha avuto due figli. E poco dopo che è nato il secondo si hanno divorziato e Kevin si è eh, fatto mantenere benissimo con un minimo stipendio di 18.000 dollari al mese così giusto per darvi un aneddoto di, pers di quante persone campasse Britney Spears e Kevin l'ha anche trascinata in una causa per la tutela eh, totale dei figli per l'affidamento totale dei figli che alla fine però il giudice ha deciso di dare 50 e 50 quindi tutela 50% a Britney e 50% a Kevin quindi Britney Spears scappa da questo centro di riabilitazione e va sotto casa di Kevin che perché vuole vedere i suoi figli Kevin si rifiuta di aprirle quindi lei se ne va Viene rintracciata dai paparazzi in un benzinaio mentre faceva la benzina chiaramente come al solito viene assalita totalmente lei a un certo punto sclera non ce la fa più e comincia a prendere a ombrellate la macchina di un paparazzo e chiaramente i paparazzi non risparmiano assolutamente nulla escono tutte le foto di Britney Spears pelata con uno sguardo folle che prende a ombrellate la macchina di un paparazzo quindi Britney Spears è impazzita questi sono le, eh, i titoli che si leggeranno su tutti i giornali ma nonostante questo che per i paparazzi appunto Britney Spears è impazzita per la sua casa discografica, Britney Spears non è impazzita perché nello stesso anno, poco dopo, la fanno partecipare anche agli award del 2007, quindi insomma io dico, la casa discografica della serie, senti, a noi ci devi far guadagnare, non me ne frega niente se ti sei esaurita, bel mondo, adoro. Um, And I never really understood what she meant. I didn't believe her like as a lawyer coming here. I giorni da donna libera di Britney Spears stanno per finire. Il 30 gennaio eh, le, guardie, eh, del, diciamo, le guardie del corpo che poi sarebbero quelle assegnate dal giudice per andare a portare i figli da Kevin a Britney Spears si regano a casa di Britney Spears per riprendersi i due figli e portarli da Kevin perché come vi dicevo loro hanno la tutela 50 e 50 a questo punto della storia. E, e che succede? Britney Spears non scende, non, non porta i figli, tant'è che Carla, l'assistente all'epoca di Britney, comincia a inventare qualche scusa per cercare di, per, di prendere tempo perché non si capisce perché Britney non esca di casa, a un certo punto esce Sean, il figlio più grande, ma non c'è l'altro figlio più piccolo con cui Britney Spears si è chiusa in bagno. Che succede quindi? Viene chiamata la polizia. Quindi neanche poco immediatamente dopo arriva la polizia che però non ha i permessi per irrompere dentro casa di Britney Spears. Neanche un'ora dopo arrivano gli avvocati di Kevin con tutte le carte per dare il permesso alla polizia di entrare in casa di Britney Spears a riprendersi Jaden, il figlio più piccolo con cui Britney Spears era chiusa in bagno. E così, una volta ottenuti questi documenti, ben 12 agenti della polizia sfondano la porta di casa di Britney, e entrano in casa per riprendersi il piccolo Jaden e darlo al padre nel frattempo arrivano anche due ambulanze altre macchine della polizia anche un camion e addirittura due elicotteri oltre a più di 200 paparazzi davanti a casa di Britney manco fosse successo un omicidio in diretta. Britney viene portata via contro la sua volontà eh, legata ad una barella. Le hanno praticamente fatto un 51-50, si chiama in, in America, che sarebbe l'equivalente del nostro TSO, quindi un trattamento sanitario obbligatorio. Una volta arrivati all'ospedale arriva anche eh, Jamie Spears, il padre di Britney Spears, quindi Britney Spears resta sotto controllo per 72 ore. La cosa assurda di questa vicenda è che i paparazzi, oltre ad essere arrivati in una situazione piuttosto delicata, che al giorno d'oggi è stata anche vista quasi come se fosse stata una preparazione, perché Britney Spears, secondo molti testimoni, non era aggressiva. Non è che lei si è chiusa in bagno, iniziato a strillare o iniziato a far male al piccolo Jade, lo stava semplicemente cullando. Quindi anche chiamare un trattamento sanitario obbligatorio è sembrata quasi una mossa un, più, più, un pochino premeditata perché nel momento in cui è arrivata la polizia neanche un'ora do, un dopo è arrivato l'avvocato davanti casa di Britney Spears con i documenti per far rompere la polizia in casa, in più tu le fai un TSO che addetta appunto delle persone presenti in quella casa tra cui anche la sua ex assistente Carla, lei in quel momento non era aggressiva quindi... Anche questo sembra quasi una mossa premeditata da parte di Kevin per cercare di ritrattare la custodia dei figli e portarsela tutta su di sé. Ora, infatti, che succede? Trapela una lettera che Britney Spears ha scritto mentre era ricoverata in ospedale, che ha dato ad un cameraman, che era anche suo amico. In cui questa era una lettera in terza persona, perché lei diceva che doveva, la lettera doveva essere così letta così come era stata scritta. Quindi lei parlava di sé in terza persona. E diceva chiaramente, spiegava i motivi per cui si era rinchiusa in bagno con i figli, e soprattutto spiega il motivo per cui eh, Kevin non era un buon padre, cioè che praticamente lei non si, sen non si sentiva. Lei non sentiva i suoi figli al sicuro con il padre perché, comunque, il padre stava fino alle 5 del mattino a fumare erba. Era un tipo piuttosto eh, menefreghista, diciamo, non era responsabile. Quindi, lei non, non lo riteneva un buon padre. Quindi, diciamo che si legge un minimo comunque di lucidità: cioè, Berti spesso non era completamente andata in quel momento da giustificare un TSO perché, quindi, questa lettera la scrive in ospedale. Tant'è che dopo 72 ore, infatti, la rilasciano perché, comunque, hanno visto che era una persona stabile. Che cosa succede però qui? Introduciamo un'altra figura fondamentale. Lou Taylor è la CEO di... Star Sport and Entertainment Group, una società di gestione che include tra i suoi clienti Gwen Stefani, Steven Tyler e molte altre celebrità. Lei è stata considerata l'artefice della conservatorship di Britney Spears perché sarebbe stata lei, um, più che, non si capisce se a convincere a girare suo padre o se a presentargli questa meravigliosa proposta di conservatorship che il padre ha accettato senza batter ciglio perché ci ha visto anche lui un'opportunità, che chiaramente tra poco ne parliamo. Però, che succede? Non è la prima volta che presenta, che chiede, diciamo, una tutela, eh, presenta quest'idea della tutela per quanto riguarda delle star. Ha provato a presentare una tutela, una conservatorship anche per Courtney Love, che infatti, lei adesso non c'è più questo tweet. Però, lei, all'epoca, quando Lu Taylor iniziò a diventare la rappresentante della famiglia Spears, eh, pubblicò questo tweet in cui diceva che Lu Taylor non era una persona buona, che non era affidabile, che faceva tutto questo solamente per soldi. Perché ha provato a farlo anche con lei perché voleva i diritti delle canzoni dei Nirvana e non solo, ha provato a chiedere, a, diciamo, a raggirare la madre di Liz De Loan per chiedere una conservatorship perché anche Liz Day-Lohan stava affrontando un periodo un po' così come abbiamo visto quasi contemporaneamente a Britney e quindi stava convincendo la madre a fare una conservatorship. Il padre è, uscito, è riuscito a far rinsavire la madre e ha fatto un'intervista dicendo che Lou Taylor è una persona spregevole che ha cercato di raggirarli per far finire Liz sotto tutela e farle perdere tutto. Ma che cosa ci guadagna Lou Taylor da una conservatorship? Prima di capire questo ragionamento dobbiamo spiegare che cos'è questa conservatorship. La conservatorship è un provvedimento del tribunale per cui si affida la tutela fisica ed economica di una persona adulta ad un'altra persona adulta, solitamente un parente. Generalmente ci si, si ricorre a questa pratica quando una persona adulta non è più in grado di intendere e di volere, quindi non è in grado di eh, prendere delle decisioni che siano opportune nella sua vita, quindi che insomma per un qualche tipo di problema non si è in grado di badare a se stessa e quindi tutto viene affidato a un tutore o a più tutori, eh, viene monitorato da medici, avvocati e consulenti finanziari. Ci sono due tipi di conservatorship cioè quella limitata e quella totale chiaramente da come si evince, da come si evince dalla parola limitata riguarda solo alcuni aspetti della vita del diciamo del tutelato, mentre la totale riguarda sia aspetti Qualunque aspetto della sua vita, che sia anche andare a fare la spesa e uscire di casa, sia a livello finanziario, quindi c'è cioè una persona che controlla tutto quello che è in tuo possesso e tutto quello che puoi fare. Chiaramente, anche qui ci sono diversi gradi di chiamiamo la invadenza della conservatorship nella vita di un soggetto adulto, che può essere appunto una tutela prevalentemente finanziaria, quindi che io gestisco i tuoi soldi, una tutela generica che riguarda gli aspetti della tua vita, come accompagnarti per uscire, ehm, magari ecco accompagnarti eh, a fare la spesa, quindi cose che riguardano la quotidianità, la parte fisica che riguarda ad esempio visite mediche, eh, decidere se magari metterti in una struttura particolare, oppure limitata che che riguarda magari appunto soltanto alcune circostanze di una cosa specifica poi chiaramente c'è anche la tutela temporanea o permanente. La temporanea è che magari ecco io ho avuto un mental breakdown, in questo momento non sono capace di decidere per la mia vita, mi viene messo un tutore, che so, appunto come dicevo solitamente è un familiare, però non sempre, mi viene messo un tutore che prende le decisioni al posto mio, però in maniera temporanea fino a che non mi si rimettono le rotelle a posto e non torno normale. Poi c'è quella permanente, dove invece sei considerato una persona per sempre agli occhi della legge che non è in grado di intendere e di. Di volere, questo solitamente un esempio che appunto faceva anche un avvocato che ho visto in intervista eh, per quanto riguarda la demenza senile quindi la demenza degli anziani cioè a una certa età eh, l'anziano diventa demente quindi eh, non può più eh, scegliere autonomamente prendere decisioni per la propria vita e quindi tu diventi il suo tutore e sei tu che scegli che cosa fa, che cosa, come gestire i suoi soldi magari se metterlo in qualche centro specifico magari a casa con qualche infermiera però insomma decidi tutto tu perché questo anziano eh, è tornato come se fosse un bambino piccolo Che, fondamentalmente la demenza purtroppo è questo quindi una volta che cos'è questa conservatorship, quindi fondamentalmente il controllo che può essere totale e permanente della vita di una persona adulta che si ritrova ad avere meno diritti di un bambino di 8 anni, eh, come può giovare una Lou Taylor e la sua agenzia discografica e di intrattenimento? Perché Britney Spears in questi anni non si è mai potuta ribellare. Cioè Britney Spears, lo vedremo dopo, ha lavorato come una schiava, cioè ha fatto disco, dischi, concerti, tutto questo mentre agli occhi della legge era considerata demente, tra parentesi, eh, dischi, concerti, eccetera, ma la gestione finanziaria, cioè tutti i soldi che guadagnava Britney Spears andavano al padre Jamie e la percentuale a questa Lou Taylor che gli organizzava gli spettacoli e i contratti. Quindi, che succede? Per lui Taylor era conveniente che una Britney Spears o una Lindsay Lohan non avessero diritto di opporsi perché lei gli procurava i contratti e poi si intascava la sua percentuale e i suoi soldi senza che loro potessero dire di no perché loro, per la legge, erano considerate senza capacità di intendere e di volere, quindi non potevano ribellarsi e non potevano rifiutarsi agli ordini del tutore. E in tutto questo, chiaramente, Britney Spears non vedeva un centesimo perché tutti i soldi andavano al padre e poi venivano pagati. Gli avvocati la percentuale è enorme, poi vedremo che in realtà è più di una percentuale. Ci cioè arriviamo dopo. Andava all'U-Taylor con la sua agenzia. Quindi, conveniva avere una gallina dalle uova d'oro che non poteva ribellarsi e non poteva dire di no. Quindi, erano soldi assicurati. Ecco perché vi dico che. Il personaggio di Lou Taylor, come anche la stessa Britney ha detto, è fondamentale perché è stata lei a presentare questa manovra al padre, che poi il padre ha accettato senza batter ciglio, giovandone anche lui per tutti questi anni, per una questione di soldi. Abbiamo visto, secondo anche le testimonianze dei genitori di Liz day e di Courtney Love, che questa ci prova con chiunque abbia un mezzo esaurimento nervoso. Quindi a questo punto siamo eh, nel 2008 ancora e a Kevin Federline è stata data eh, chiaramente la custodia totale dei figli dopo eh, appunto il primo TSO Jamie e Lou Taylor eh, cominciano a pensare ad una eh, conservatorship appunto a questa tutela e decidono di presentare le carte in tribunale quello che però ha lasciato un, ha lasciato un po' perplessi è la eh, diciamo il tempismo in cui le carte del tribunale vengono presentate questo perché perché nel frattempo eh, alla madre di Britney Spears eh, era a casa di Britney e le ha detto guarda che eh, verranno delle persone a controllare come stai e ti porteranno all'ospedale UCLA eh, di Los Angeles per farti un controllo per vedere se stai bene e, e quindi insomma la portano a questo ospedale per richiedere un altro 51-50 cioè appunto questa Ehm, diciamo perizia sanitaria per vedere appunto le sue condizioni di salute quindi la rinchiudono altre 72 ore dentro l'ospedale che cosa succede a questo punto? mentre lei è rinchiusa all'ospedale il padre Jamie con l'aiuto di quest'anno Taylor vanno in tribunale e presentano un'istanza per la conservatorship. Ma che succede? Nel frattempo, prima ancora del primo, del primo TSO, Britney Spears si era un po' staccata dalla sua famiglia. Questo perché? Perché si era fidanzata con Sam Laffy. Sam Laffy aveva una reputazione che chiaramente lui nega, dice che è stata messa in giro proprio dalla famiglia di Spears, però diciamo che girava voce che lui si approfittasse di giovani pop star. Anche lui lavorava nel mondo di Hollywood. E quindi, secondo la famiglia di Spears, lui era una persona che portava Britney Spears sull'orlo della follia che la di nascosto che le facesse una sorta di lavaggio del cervello perché Britney era una ragazza molto ingenua e che quindi lui volesse tutti i suoi soldi per questo ehm, che addirittura avesse staccato le linee telefoniche di casa per impedire alla famiglia di contattarli cosa che chiaramente lui ha sempre eh, negato ha detto no no è stato fatto tutto apposta perché sapevano che io ero l'unico che poteva dire a Britney guarda che stanno cercando di farti una conservatorship quindi cerchiamo di combatterli e quindi che succede dopo che appunto Britney Spears era in ospedale per la seconda perizia psichiatrica presentano al giudice eh, Jamie Spears presenta al giudice questa conservatorship quindi questo documento che chiedeva al tribunale di dare a Jamie Spears la tutela di Britney Spears perché non era in grado di decidere da sola. A quel punto Britney stava prendendo anche l'Adderall che appunto era un, un farmaco per, perché le era stato diagnosticato un disturbo bipolare inoltre Jamie Spears insieme alla conservatorship presenta un ordine restrittivo nei confronti di Sam Laffi, allora come funziona quando tu richiedi questa conservatorship, questa tutela? Ti presenti in tribunale e dici: Guarda, in questo caso Jamie Spears e mia figlia non è in grado di intendere di volere. Questa è una perizia psichiatrica di TSO, ti chiedo una tutela eh, momentanea. Eh, per eh, insomma, perché comunque in questo momento non è in grado. Che succede chiaramente? Il momento in cui si tratta di una tutela in cui fondamentalmente poi tu perdi ogni diritto, che sia un periodo limitato di tempo o per sempre, eh, ci vuole la notifica obbligatoria di 5 giorni. Cioè avrebbero dovuto notificare questo inizio di questo provvedimento a Britney Spears in modo da potersi prendere un avvocato e provare al tribunale che in realtà. Poteva tranquillamente gestirsi le cose da sola. Che succede però? Qui c'è un cavillo: perché questa notifica Britney Spears non è mai arrivata e questo perché? Perché Jamie Spears ha detto: in casi eccezionali, diciamo, c'è un cavillo su questa notifica: cioè se. Una notifica può mettere a rischio la salute e le condizioni del soggetto della tutela, quindi in questo caso Britney Spears, il provvedimento non va notificato, cioè non possiamo avvertirla e questo come è stato giustificato? Jamie Spears ha detto: Mia figlia, che non è in grado di intendere di volere in questo momento, è sotto il controllo di questo Sam Luffy, che la sta rigirando. Quindi, se noi mandiamo una notifica in cinque giorni questo Sam Laffy prenderà un avvocato per cercare di impedire questa tutela e quindi non risolviamo niente perché mia figlia è nelle mani di una persona di un manipolatore che la sta usando la giudice Goetz crede a Jamie e quindi eh, fa eh, intra, diciamo intraprende decide per una conservatorship per una tutela eh, immediata, quindi senza notifica, una tutela di emergenza, quindi dice: Sì, sì, non possiamo notificarlo perché Britney Spears è in pericolo. E nomina come co tutori eh, Jamie e Andrew Wallet, che era l'avvocato di Jamie, per quanto riguarda le proprietà di Britney, e come unico tutore dell'aspetto dell finanziario e della vita di Britney Spears, e suo padre Jamie Spears. Quindi in questo momento, che succede? Britney Spears è considerata per la legge, seguitemi perché so che è un po' complicato, però così capiamo bene perché fondamentalmente questo è un provvedimento che di un cane che si morda la coda e vi spiego perché britney spears in questo momento così come è stata accettata la conservatorship britney spears per la legge non è capace di intendere di volere quindi non può in autonomia scegliersi un proprio avvocato che succede quindi che c'è un gruppo di avvocati volontari tra virgolette perché non è che sono volontari nel senso che non vengono pagati perché devono essere pagati ma sono avvocati che mettono a disposizione le proprie conoscenze nei casi specifici della conservatorship quindi questi avvocati dicono ok, al giudice dicono quando ci sono i casi di conservatorship chiamate noi quindi a Britney Spears viene affidato un avvocato del, del, dal tribunale che è questo Sam Ingham Qual è il problema? Che questo Sam Ingham, come tutti questi avvocati, come vi dicevo, non sono volontari, che significa che comunque vanno pagati. Ma se Britney Spears non può cacciare i soldi perché adesso le sue finanze sono in mano al padre, come viene pagato questo avvocato? Viene pagato dal padre, ma, e qui seguitemi, siccome appunto il padre è Jamie Spears che deve decidere se pagare questo avvocato, perché l'avvocato è scelto dal tribunale. Quindi siccome l'avvocato è scelto dal tribunale, questo Sam Ingham è stato scelto dal tribunale non da, da, da Jamie Spears, Jamie Spears se questo avvocato gli mette i bastoni tra le ruote e gli rompe le scatole, Jamie Spears può scegliere di non pagarlo. Ed è qui che sta la falla, un'altra falla tra le tante, di questo sistema, cioè che Sam Ingham se vuole vedere i soldi non può rompere troppo le scatole a Jamie Spears perché è lui che lo sta pagando nonostante questo avvocato difenda Britney Spears che sarebbe la controparte cioè raga una follia totale una follia totale infatti che cosa succede questo Sam Ingham eh, diciamo con un, già, già all'epoca ma in post vediamo che comunque non agisce proprio per il bene di Britney tant'è che presenta addirittura un'istanza in cui conferma che Britney non è stata in grado di intendere che non è non è in grado di intendere di volere che addirittura eh, non debba presentarsi nelle udienze, cioè quando il padre Jamie, la prossima udienza va a cercare di rinnovare ulteriormente questa tutela perché per il momento è ancora momentanea, quindi bisogna tornare dal giudice ogni tot mesi all'inizio era uno una volta al mese poi diventa una volta uh, ogni sei mesi credo questo ingham l'avvocato di britney spears addirittura presenta un'istanza in cui dice no britney spears non è capace di intendere e di volere quindi non deve neanche presenziare alle udienze ci penso io a rappresentarla quindi insomma cioè tutto questo va della vita di britney spears e britney spears non si può neanche presentare il tribunale quindi a questo punto seppur ancora limitatamente a livello di tempo eh, britney spears è stata eh, considerata incapace di intendere e di Volere eh, per quanto riguarda tutti gli aspetti della sua vita, quindi come se avesse la demenza, cioè come se avesse una demenza precoce, come se fosse un anziano che però invece che la demenza gli è venuta a 90 anni, gli è venuta a 20 anni. Quindi, ok, e quindi praticamente lei ha perso tutto, tutti i suoi aspetti, cioè lei non può. Fumarsi neanche una sigaretta senza il consenso del padre, non può uscire di casa senza il consenso del padre, non può andare a votare, non può frequentare delle persone, cioè il padre che sceglie con chi, cioè chi deve andare a casa sua, addirittura chi lavora, le domestiche. Che lavorano a casa di Britney e dà a Britney una sorta di diaria. Quindi dei, dei, cioè lui si prende tutti i guadagni di Britney e, e le dà una sorta di paghetta che ammontava più o meno a 5.000 euro, eh, 5.000 dollari a settimana, se non ricordo male. Che insomma, considerando che prende ogni volta che spunta la sua faccia in tv, prende 20 milioni, capite che non è proprio tantissimo. Quindi era insolito: cioè, quello che dicono tutti ad oggi è che è insolito che non si è capito come mai a Britney Spears il giudice abbia accettato una cosa del genere, perché, come vi dicevo, la conservatorship totale. Su ogni aspetto della tua vita si dà solitamente agli anziani con la demenza, cosa che Britney Spears non era, e come sappiamo che non aveva la demenza perché lei stava continuando a lavorare in tutto questo. Cioè, capite che è qui il problema, perché uno poteva anche all'inizio credere alla buona fede di suo padre, cioè della serie Mia figlia è una persona fragile, ha avuto un mental breakdown. Mi prendo un periodo questa conservatorship per cercare di farla riprendere. Il problema, che appunto fa vedere la malafede dietro questa cosa, è che Britney Spears continuava a lavorare. Quindi tu hai chiesto per Britney Spears una tutela totale. In ogni aspetto della sua vita, inspiegabilmente il giudice ti ha detto di sì, ma è talmente demente, scusate, passatemi il termine, che questa ragazza può continuare a lavorare. Tant'è che ha partecipato a diversi episodi di Avemite Your Mother, continuava a dirigere degli show, continuava a cantare, continuava a fare le apparizioni in tv, quindi. Parlando tranquillamente, cioè facendo dei discorsi, ha fatto addirittura il giudice a X Factor per una stagione intera, quindi capite che forse qui c'era qualcosa che non va, è per questo che vi dico che è da qui che si vede la malafede di tutta la situazione. Quindi che succede? Come cotutore, eh, Jamie Spears ha eh, reintrodotto un ex manager di Britney Spears come appunto suo manager, che è Larry Rudolph, e ha messo Lou Taylor come direttore aziendale. Quindi capiamo che la rete intorno a Britney Spears si stava formando perché la figura di Britney Spears, che andava in televisione, faceva dischi, faceva spettacoli, nutriva un'ampia rete di, dietro di lei tra avvocati del padre, il padre solo di avvocati ne aveva quattro, l'avvocato di Britney Spears nominato al processo, tutta l'azienda di Lou Taylor che si preoccupava di darle i contratti, di trovarle il lavoro e tutto quanto, tutta la famiglia di Britney Spears più eh, il suo manager, insomma, dietro Britney Spears c'era una rete di persone che campavano su di lei. Pensate solo che oltre al fatto che Jamie Spears eh, poteva appunto avere accesso limitato a tutto ciò che guadagnava Britney, lui solo come tutore prendeva, percepiva dalle finanze di Britney Spears uno stipendio di 180.000 dollari l'anno solo per essere il suo tutore, più tutto quello che guadagnava Britney Spears. Quindi in questo momento Britney Spears chiaramente non ha più la tutela sui figli, ricomincia a vederli però sempre sotto la tutela di Jamie, cioè sempre sotto il controllo di Jamie Spears, quindi suo padre doveva essere lì con lei. E infatti, che cosa dice lei in questo ultimo video che è uscito appunto un una settimana fa? Dice che. Tutto il tempo lei non si è potuta ribellare perché poi c'erano dei cavilli ma poi li vedremo anche lì è difficile ribellarsi a questa conservatorship perché suo padre la minacciava di toglierle i figli cioè le diceva se tu non fai come ti dico io non accetti questa situazione io ti tolgo i figli cioè tu devi dire di sì a tutto quello che io ti dico tutto quello che ti dico di fare zitta perché così ti faccio vedere i figli se non fai come ti dico io tu i tuoi figli non li vedi più e siccome per lei i figli erano la cosa più importante del mondo tant'è che molti alcuni testimoni tra cui anche Butcher, era una, un'amica un di famiglia diceva che quando i figli se ne andavano che appunto li portavano via da Britney la scena era sempre straziante perché Britney iniziava a piangere perché lei diceva io voglio stare solo con i miei figli non voglio fare nient'altro l'unica cosa che voglio fare è vedere i miei figli e quindi la cosa era abbastanza straziante i controlli del padre di Britney si fanno sempre più intensi tant'è che eh, Britney praticamente si ritrova quasi completamente isolata perché era Jamie che sceglieva eh, che persone dovevano frequentare Britney Spears anziché dovevano che potevano frequentare la figlia quanto tempo chiaramente sempre tutto sorvegliato il telefono di Britney era sorvegliato lei lo poteva usare solo in presenza di Jamie e addirittura eh, aveva cominciato a scegliere appunto anche le domestiche che lavoravano dentro quella casa per avere un controllo totale infatti una domestica che lavorava lì prima della conservatorship chiaramente non è stata rinnovata e quando Britney l'ha chiamata al telefono eh, questa domestica racconta che Britney si è messa a piano che le chiedeva di tornare, che diceva che le mancava, cioè vedete quanta fragilità c'è dietro questa ragazza che si affeziona a chiunque sia leggermente gentile con lei. Quindi questa conservatorship sarebbe dovuta durare un anno fino al 2009. Ma che cosa succede? All I do remember is I had to do what I was told. Um, I was told I was fat every day. I had to go to the gym, I had to just and um, I never Demoralized and just. made me feel like nothing. Sam Laffy ha provato diverse volte a detta sua a far, cercare di far uscire Britney Spears da questa situazione, a cercare di. Farli, tramite magari dei raggiri darle un avvocato per cercare di uscire da questa situazione. Addirittura una, hanno organizzato che una giornalista si è presentata, ha fatto finta di essere un ospite di un hotel di Beverly Hills dove Britney Spears stava in quel momento, l'ha portata in bagno, le ha fatto firmare delle carte per prendere un avvocato, che però poi queste carte non sono riuscite, cioè il tribunale le ha rifiutate. Hanno fatto di tutto per cercare di dare a Britney Spears un nuovo avvocato per potersi ribellare da questa situazione. Ma lei, ed è qui che vi dico che è un caso, che si morde la coda lei per la legge non è capace di intendere e di volere quindi non si può scegliere un avvocato da sola quindi lei era affidata a questo Sam Ingham ma questo Ingham a quanto pare faceva gli interessi di Jamie Spears proprio perché voleva i soldi inoltre molte persone hanno detto che di, esser, di aver provato ad intromettersi hanno ricevuto vere e proprie minacce dalla famiglia Spears quindi appunto nel 2009 il giudice approva la tutela permanente quindi Britney Spears per sempre sarà sotto il controllo del padre Sempre per una questione di demenza, però adesso vi dico che lei in questi anni in cui è stata sotto il controllo del padre era così. Eh, incapace di intendere e di volere che però è riuscita a, a far uscire quattro album tre tour mondiali uno show a Las Vegas che durò 4 anni ha fatto il giudice X Factor per una stagione intera del programma e ha fatto uscire una linea intera dei suoi profumi tutto questo ha portato ad un guadagno di 140 milioni è riuscita a farlo nonostante le sue condizioni di salute mentale e a chi andavano tutti questi soldi la maggior parte andavano a Jamie che aveva appunto il controllo delle finanze di Britney Spears e poi le percentuali a chi si occupava tra manager, lutei, loro società e bla bla bla. Quindi capite come vi dicevo prima che la malafede è piuttosto chiara in questa situazione. Jamie si è sempre diciamo ehm, difeso dicendo che Britney Spears la voleva far lavorare Proprio per tenerle la testa occupata. Ma quello che dice Britney Spears adesso che può parlare, è che lei lavorava veramente 10 ore al giorno, tutti i giorni, compresi sabato e domenica. Lei faceva le coreografie, lei organizzava gli spettacoli, lei fa, dice purtroppo doveva sempre dire di sì a tutti i contratti che le, insomma, che le, che le proponevano. Proprio perché come minaccia c'era la c'erano due minacce in realtà lei ha dichiarato: c'era la minaccia del padre che oltre a essere abusato. Molte persone hanno confermato, anche ballerini che lavoravano con lei, che lui la chiamava puttana, eh, le metteva le mani addosso e la minacciava di toglierle i figli, di non farle più vedere i figli. E la minaccia di Lou Taylor e della sua, ehm, insomma, della sua azienda discografica che le procurava i contratti, che diceva: Se non lo fai, è in adempimento contrattuale, siccome sei. Incapace di intendere e di volere, non ti puoi manco prendere un avvocato da sola, quindi che cosa vuoi fare? Quindi lei si sentiva completamente schiacciata da questa situazione, non sapeva cosa fare, cioè, lei ha lavorato per 13 anni come una schiava. Come una schiava lei racconta, lo dice, ho lavorato sette giorni su sette senza mai un giorno di pausa. Ero una vacca da mungitura, cioè venivo spremuta ogni giorno per soldi che però non andavano a me. Nel 2018 Britney Spears annuncia l'inizio di un nuovo show permanente, insomma, per un periodo a Las Vegas, chiamato Domination. Ma dopo tre mesi annuncia l'annullamento di, eh, di questo show perché suo padre eh, si trova in, in brutte condizioni di salute e quindi questo stress sta, le sta facendo tornare alla depressione e quindi decide di andarsi a rinchiudere dentro una clinica per, eh, diciamo, per sopportare tutta questa situazione. Qui i fan cominciano ad insospettirsi perché solitamente Britney Spears comunque, quando le facevano usare il telefono, eh, appunto lei doveva usarlo davanti al suo tutore che era suo padre. Metteva sempre nella descrizione molte emoji, era molto simpatica, e invece ha messo questo testo così freddo. Inoltre, se Jamie Spears, appunto, stava male ed era in ospedale, quindi non era con lei, chi le aveva dato il permesso di usare il telefono? Quindi i fan dicono: non sembra un post scritto da Britney. Um, because the free brittany campaign came out um, with all the pink t-shirts but the whole thing that made it really confusing for me is these people are on the street fighting for me but my sister and my mother aren't doing anything Nell'aprile 2019, eh, durante un podcast, eh, praticamente eh, una persona anonima chiama, non rivelando appunto la propria identità, dice che non posso rivelarla, ma Britney Spears si trova rinchiusa contro la sua volontà dentro un centro di salute mentale. Quindi tra i suoi fan scoppia il caos. I suoi fan cominciano a tornare sul profilo Instagram. Nel profilo Instagram di Britney Spears, che era scomparsa appunto da diversi mesi da quando aveva fatto quell'ultimo post, cominciano a scorrere indietro e si rendono conto che nei post innocenti che Britney Spears pubblicava tra cui quelli dove ballava sola in casa dove si faceva delle foto anche un po' piuttosto strane perché aveva dei vestiti un po' così sempre con il trucco un po' sbavato quindi erano strane quelle foto si rendono conto che c'erano come se fossero dei messaggi in codice più che altro delle frasi di profonda solitudine quindi quando poi Britney Spears eh, risbuca che quindi esce da questo centro di, di insomma di riabilitazione scrive un po' pubblica un post dicendo che va tutto bene tutto a posto i fan cominciano a fare delle domande sotto nei commenti cominciano a chiedere se hai bisogno di aiuto indossa una maglietta gialla e lei il post successivo a questo commento indossa una maglietta si fa una foto con una maglietta gialla con scritto il giallo è il mio colore preferito e altre richieste vestiti di viola insomma richieste che lei a cui lei sembra dare adito quindi si sviluppa questo movimento free britney che succede? C'è una cosa strana, non nel movimento, ma in quello che fa la grande azienda del TMZ, che abbiamo già sentito per quanto riguarda il processo di Johnny Depp e Amber Heard. In tutta la campagna di, di Free Britney, anche quando si è scoperto che non era semplice cospirazione, ma che a quanto pare c'era qualcosa dietro, il TMZ è sempre stato contro di loro. Infatti, quando si cominciò a diffondere l'hashtag Free Britney, il TMZ pubblicava articoli interi in cui diceva che Britney Spears, Spirce in realtà era completamente matta, che aveva bisogno di questa conservatorship e che i fan erano soltanto dei pazzi cospirazionisti. Ha pubblicato diversi articoli. Cioè, lei il TMZ. Anche quando poi la stampa ha cominciato a dare adito, a, cioè a dare credibilità al movimento Free Britney, il TMZ era l'unico che tra virgolette andava contro corrente e continuava ad appoggiare la conservatorship di, eh, di Jamie Spears con Lou Taylor. Sempre nel 2019, a un certo punto, avviene una cosa non molto chiara: cioè, viene messo un ordine restrittivo de, nei confronti di Jamie Spears, il padre di Britney, eh, appunto nei confronti di un figlio di Britney, perché a quanto pare. Stavano litigando, non si è capito come, ma si è rotta una porta. Quindi, evidentemente, era una litigata piuttosto accesa e quindi è stato emesso un ordine restrittivo nei confronti di Jamie Spears che non poteva più avvicinarsi ai figli di Britney e comincia già a trapelare qualcosa in più sulla figura del padre di Britney Spears, come appunto un uomo dedito all'alcol e piuttosto violento. Il periodo, appunto, che qui siamo nel 2019, nel periodo in cui Britney Spears è scomparsa da Instagram, che era anche stata rinchiusa in questa clinica contro la sua volontà, che se non sbaglio erano appunto sei mesi, eh, Lou Taylor e la sua azienda non avevano guadagnato nulla perché Britney Spears non aveva fatto spettacoli e presentano al padre di Britney Spears, a Jamie Spears, una fattura di perdite dovute appunto all'inattività di Britney Spears di 400.000 dollari, che il padre di Britney Spears salda immediatamente quindi non si fa grossi problemi, trapelano delle email, trapelano delle email in cui eh, in cui Lou Taylor chiede al, dice al padre guarda eh, io non ho guadagnato niente la, la mia azienda ha perso per l'inattività di tua figlia che si trova eh, rinchiusa e il padre di Britney Spears, Jamie Spears dice, scrive testuali, parole, quando si tratta di finanza e numeri io non capisco niente e subito dopo eh, fa il bonifico a Lou Taylor. Quindi si capisce in realtà che eh, Jamie Spears era quello che gestiva le finanze di Britney. Ma in realtà non le gestiva perché il momento in cui tu mi scrivi una mail dicendo quando si tratta di, di cose finanziarie io non capisco niente, automaticamente ti fa capire che in realtà dietro la gestione finanziaria dei soldi di Britney Spears c'era per la legge Jamie Spears, ma in realtà c'era questa Lou Taylor, cioè era l'azienda di Lou Taylor che. Oltre a decidere i contratti di Britney, sceglieva le parcelle, sceglieva le percentuali, cioè in realtà era lei fondamentalmente il tutore a livello finanziario di Britney Spears. Cioè vi rendete conto, la follia è la stessa che ha presentato l'idea della conservatorship. Per questo che vi dico che lei lo voleva. Lei lo voleva perché praticamente aveva una gallina dalle uova d'oro che non si poteva ribellare e si intascava lei tutti i soldi. Con la complicità di Jamie Spears e di tutta la famiglia. Perché nessuno nella famiglia di Britney Spears ha fatto nulla. Come abbiamo fatto a avere queste email? Che succede? Nel 2020 Sam Ingham, l'avvocato di Britney Spears, a un certo punto cambia rotta cambia rotta e dà credito al Movimento Free Britney dicendo voi non siete solo dei cospirazionisti, avete ragione per tutta questa situazione. È vero che in realtà il padre, il Britney Spears, eh, si trova sotto la schiavitù di suo padre e chiede un'istanza, quindi dando credito al Movimento Free Brittany, e chiede un'istanza al giudice per rendere pubblici tutti i documenti presentati nelle varie udienze di conservatorship. Il giudice accetta e quindi, e questo lo fa per, proprio per il movimento Free Britney per dimostrare, per dire: Sì, ragazzi, avete ragione, siete dei fan, ma non dei cospirazionisti. Avete ragione. E il giudice accetta l'istanza. Quindi i documenti vengono pubblicati e viene scoperchiato tutto questo altarino. Cioè, tutto quello che vi sto dicendo fino a mo' lo sappiamo grazie a questa mossa di Sam Ingham. Quindi a questo punto, tutto, tutti sanno tutto. Tutta questa rete attorno alla figura di Britney Spears che viene lasciata senza diritti a persone orribili viene messa tutta alla luce quindi le notizie fanno il giro si insomma cominciano i, i giornali la stampa tutti ne parlano e quindi finalmente questo dà la forza a Britney Spears per potersi ribellare well I think my strength grew because I didn't reach out to my dad anymore she's gonna come running back to us because you know we've scared her and we're the bosses here but I didn't quindi Britney Spears il 7 settembre del 2021 si presenta in tribunale e fa questo discorso. You see someone whoever it is in the conservatorship making money, making them money and myself money and working. That whole that whole statement right there the conservatorship should end. There should be no sh I shouldn't be in a conservatorship if I can work and provide money and work for myself and pay other people. It makes no sense. The laws need to change. What state allows people to own another person's money and account and threaten them in saying, "You can't spend your money unless you do what we want you to do?" And I'm paying them. Ma'am, I worked since I was 17 years old. You have to understand how thin that is for me every morning I get up to know. I truly believe this conservatorship is abusive. Chiedendo a, eh, al giudice di rimuovere Jamie come suo tutore legale. All'inizio questa istanza viene rifiutata, ma successivamente verrà ripresentata e finalmente il 12 novembre del 2021 la conservatorship su Britney Spears viene tolta e quindi Britney Spears torna ad essere una persona libera. Pensate che in questi 13 anni il patrimonio di Britney Spears è aumentato, cioè quello proprio di Britney Spears, è aumentato solo di 20 milioni. Cioè lei in 13 anni ha lavorato tutti i giorni come una schiava, ha fatto spettacoli su spettacoli, video, qualunque cosa, ha fatto uscire cd, cioè praticamente come ha detto lei non ho smesso 30 secondi di lavorare, ero una schiava. Il suo patrimonio è aumentato solo di 20 milioni. Cioè pensate quanto si sono intascati tutta la rete intorno a lei. Infatti dopo che si è formato il movimento Free Britney, tutte le, tutti gli avvocati, tutti i manager hanno cominciato piano piano a dimettersi, come se sapevano che prima o poi la bolla sarebbe esplosa e loro non volevano finirci di mezzo. Ora nessuno si spiega come mai Lou Taylor non sia stata indagata evidentemente per insomma mancanza di prove anche se fino a un certo punto ma quello che dice Britney Spears è questo mio padre l'Utelor tutta questa gente la mia famiglia dovrebbe finire in galera per quello che mi ha fatto perché ormai è palese e provato che io sia stata usata cioè che la tutela non era per tutelarmi e per salvarmi ma era soltanto per prendersi i miei soldi perché lei in tutti questi anni è stata schiavizzata e abusata. Tata. E questa signori è tutta la storia del di Britney Spears e della Conservatorship e del Free Britney. Spero che questo video vi sia piaciuto. Noi ci vediamo martedì prossimo con un nuovo video. Quindi vi auguro buon weekend. Ciao!